Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Cloxelene Plus. A cosa serve? Cloxelene Plus ha un medicinale veterinario a base del principio attivo ampicillina più di cloxacillina, appartenente alla categoria degli antibiotici e nello specifico penicilline ad ampio spettro. È commercializzato in Italia dall'azienda Fattro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Cloxelene Plus può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fattro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Concessionario: Fattro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: ampicillina più di cloxacillina. Gruppo terapeutico: antibiotici. Forma farmaceutica: pomate. Confezioni: Cloxelene Plus pomata 12 tubi siringa 5 ml. Principio attivo: 1 siringa intramammaria da 5 ml contiene ampicillina 188,2 mg pari ad ampicillina sodica 200 mg, dicloxacillina 191,4 mg pari a dicloxacillina sodica 200 mg. Indicazioni: Cloxelene Plus pomata intramammaria è indicato per la terapia delle mastiti acute, subacute e croniche provocate da microorganismi sensibili all'azione dell'ampicillina e dicloxacillina, in particolare stafilococchi, staph aureus, compresi i ceppi penicillino resistenti, staph epidermidis, streptococchi, STR agalactiae, STR disgalactiae, STR uberis, STR zooepidemicus, actinomiceti, A piogenes, colibacilli, E coli, enterococchi, E faecalis. Controindicazioni: non usare in animali con ipersensibilità accertata ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti. Posologia: trattare per due mungiture consecutive, una siringa intramammaria barra quarto ed a distanza di 12 ore una seconda siringa intramammaria barra quarto. Avvertenze: precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Se possibile, il medicinale dovrebbe essere usato in base ai risultati dell'antibiogramma. L'utilizzo improprio del prodotto può condurre ad un aumento della prevalenza dei batteri resistenti alle penicilline. Tempi di sospensione: carne e visceri 2 giorni. Latte 48 ore, 4 mungiture. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.